ci è andato bene, non sembra andare bene. Continuo a ribadire la situazione della risposta della Francia a queste decisioni da parte dell'Italia sul tema dell'immigrazione. Noi proprio di questo ne parliamo con il senatore Paolo Franco della Lega Nord. Buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Buonasera senatore. E grazie di aver accolto il nostro invito qui su Radio Yes. Abbiamo letto una sua dichiarazione: italiani, non andate in vacanza in Francia. Insomma, la situazione sembra essere abbastanza tesa. Ma io credo che i paesi europei si siano comportati in maniera pessima nei confronti del nostro paese fin dall'inizio. Primo, problemi c'erano e si manifestavano all'orizzonte. Secondo, è stato anche necessario purtroppo un intervento che fosse militare nei confronti della Libia per le stragi che Gheddafi stava facendo dei suoi concittadini, anzi dei suoi sudditi, e qua hanno cominciato i vari paesi ad agire per conto proprio, senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Arrivano le ondate di clandestini sulle nostre coste e ci dicono: arrangiatevi. Diciamo, ma dovete darci una mano, perché da soli ovviamente non possiamo, soprattutto perché l'Europa era sempre stata molto brava a darci degli insegnamenti sull'immigrazione, sulla solidarietà, sulla coesione, eccetera, e a un certo punto tutti tirano indietro le mani. Allora io dico, cari amici francesi, che nel momento in cui, visto che ci siamo resi conto che i tunisini vogliono venire a casa vostra e non ve li volete prendere, a questo punto mettiamo i puntini sulle i, facciamo anche un discorso di carattere economico. Siete un paese che non collabora in una situazione di crisi, di difficoltà, verso la quale non vi abbiamo chiesto chissà cosa, ma solamente di aiutarci. Ci chiudete le porte? Bene, le porte sono chiuse in un senso e nell'altro, anche nel senso ovviamente dei nostri cittadini, che vi invito a non andare in vacanza in Francia la primavera e l'estate prossima, per dimostrare il nostro senso di ripulsa nei confronti di un atteggiamento assolutamente avverso alle modeste richieste che aveva fatto il nostro paese. Ecco senatore, tra l'altro proprio da parte della Francia sembrava a un certo punto essere arrivato anche un segnale di apertura, perché aveva dato delle condizioni per poter accettare questi immigrati, ma ci sono delle condizioni che probabilmente, almeno a leggerle così nello specifico, sembrano essere inattuabili. Per esempio, gli immigrati dovrebbero poter dimostrare di avere mezzi di sostentamento sufficienti stabiliti in 31 euro al giorno per persona, e nel caso in cui dispongano di un alloggio 62 euro al giorno a persona. Beh, cioè, insomma, un immigrato io non credo che abbia tutti questi soldi a disposizione, considerando la situazione dalla quale sfugge. I francesi facevano prima dire che i clandestini dovevano essere alti, biondi, con gli occhi azzurri, e così si capiva che non li volevano, punto e fine. Io non è che contesto questo, neanche l'Italia li deve volere, però per riuscire a frenare queste ondate di clandestinità bisogna fare dei blocchi navali, bisogna coordinare una politica di controllo delle coste verso la quale anche la Francia deve fare il proprio lavoro, non andare con gli aerei a bombardare e andarsene a casa e poi dire arrangiatevi. Quindi il discorso è molto serio, bisogna fare un blocco navale, lo devono fare tutti i paesi della NATO che sono disponibili da un lato a creare le condizioni, come giusto che sia, che anche nei paesi mediterranei nel Nord Africa vadano verso un processo di democrazia, che non è mai semplice, soprattutto viste le condizioni ancora attuali in cui si trovano. Bene, per farlo bisogna avere una politica coordinata e comune, quindi sì agli aiuti ai paesi evidentemente che si liberino delle dittature, sì al controllo delle coste, sì a una collaborazione con quei paesi sui loro territori, ma non può questo farlo l'Italia da sola. Ecco, anche perché c'è uno Schengen in ogni caso che detta alcune regole, cioè le regole sulla libera circolazione in quell'area. Come abbiamo ben capito in queste ultime settimane, le regole valgono solamente per alcuni, solamente quando fanno comodo, altrimenti non valgono più. È opportuno pertanto che ci sia un segnale forte, politico, da parte di tutti i cittadini. Ripeto, non è quella la soluzione del problema, quello della no, non dobbiamo essere noi che litighiamo con i francesi, non è questo l'interesse. Però se questa provocazione e questa
possibilità serve a far rendere edotti tutti, francesi compresi, che una politica del Mediterraneo non può essere la politica dell'Italia solamente, che è sempre poi aggredita, ma quante volte abbiamo letto i soloni dell'Unione Europea dirci come dovevamo fare i centri di accoglienza, come non dovevamo farli, però Malta, che fa parte dell'Unione Europea, neanche li va a recuperare, li lascia. Allora chi sbaglia, chi ha ragione? Allora c'è una politica comune, la si fa, cioè si bloccano nel loro paese, bene, lo facciamo insieme. Qualcuno dice che bisogna ospitarli, perché per i rifugiati politici bisogna ospitarli, io non sono d'accordo, ma se qualcuno dice che bisogna comunque farlo, bene, lo facciamo tutti, perché altrimenti il peso, io credo che in questa situazione fra un po' metteranno l'Italia nella situazione di dover agire con un pugno di ferro nei confronti degli eventuali ulteriori tentativi di sbarco nel nostro paese. Ecco, senatore, l'atteggiamento che qualcuno ha definito ostile, indubbiamente inaspettato, diciamo, della Francia nei confronti dell'Italia, forse un risultato positivo però può portarlo, cioè il fatto che comunque le varie componenti diciamo qui in Italia potrebbero appunto, anzi mi sembra che si stiano compattando, come mi pare abbia detto anche il presidente Napolitano in una dichiarazione che ho letto un attimo fa. Le volevo chiedere una cosa specifica sulla Lega, insomma, al di là delle dichiarazioni un po' ad effetto di Bossi nei giorni scorsi, il fora dei ball eccetera, mi pare però che soprattutto nella persona del ministro Maroni la Lega la stia facendo la sua parte, no? Cosa dobbiamo pensare? Quello che dice qualcuno, cioè che la Lega tante volte predica male ma razzola bene? Io credo che la Lega predichi bene e razzoli altrettanto bene, ovviamente con tutte le difficoltà che possono esserci. Io penso che se facessimo un referendum istantaneo per tutti i cittadini italiani, il ministro Maroni come ministro dell'interno prenderebbe il 95% dei consensi, perché sta facendo l'impossibile. Non mettiamolo ovviamente come ministro, come governo, con le spalle al muro, cosa che invece, ripeto, i francesi stanno facendo e alcune parti politiche in Italia stanno cercando di fare. Credo stia facendo benissimo, perché nel nostro paese nessuno è stato maltrattato, nessuno è stato non accolto, insomma. Al momento dovranno tornare a casa loro, ma Maroni si è comportato in una maniera assolutamente egregia. Questo è il primo punto. Adesso arriviamo al secondo, che sono quelli che, appunto, che dicevo poco fa, del coordinamento europeo, se vogliono, e del rimpatrio di chi non è nel nostro paese con delle motivazioni contingenti, come possono essere alcuni libici bombardati da Gheddafi. Dobbiamo fare questo secondo passo, vediamo se riusciamo a farlo in maniera coesa e se riusciamo a farlo anche in accordo con gli altri paesi europei. Bene, senatore, noi la ringraziamo molto del suo intervento e le auguriamo un buon lavoro. Grazie. Grazie al senatore Paolo Franco della Lega Nord, e noi ci fermiamo.